Per il 2019 siamo allo stand di Celli Group, un'azienda che si occupa a tutto tondo di filtrazione, refrigerazione e distribuzione dell'acqua, e siamo in compagnia del presidente e amministratore delegato Mauro Gallavotti. Mauro, benvenuto. Grazie, grazie mille. E allora facciamo in 40, 45, 50 secondi, laddove fosse possibile, la storia di Celli Group e di Cosmetal. Sì, l'azienda Celli è stata fondata nel 1974 in Romagna e è sempre stata un'azienda di riferimento nella progettazione e costruzione di impianti per la spillatura della birra. È stata acquisita da un fondo di private equity nel 2013, amministratore delegato dal 2013, e abbiamo iniziato un piano di espansione, un percorso di espansione importante. Fra le varie attività fatte ci siamo uniti a Cosmetal nel 2016, che invece è l'azienda di riferimento e uno dei leader europei nella costruzione di impianti per la spillatura di acqua. Oggi il gruppo nel complesso è un gruppo da 120 milioni di fatturato, 400 dipendenti, abbiamo due fabbriche in Inghilterra e due fabbriche in Italia e sedi un po' in tutto il mondo. Un'eccellenza tutta italiana che è presente quindi anche in Europa. Sì, noi facciamo il 70% del fatturato fuori dall'Italia, il 30% in Italia, e facciamo un buon 20% in Inghilterra e un altro 25% in tutti i paesi europei. Quindi al di là d'Italia e in Inghilterra, in Europa siamo presenti in Spagna, Francia, Germania, paesi nordici, siamo presenti in Russia, dove abbiamo anche una sede, c'è lì Russia, ma siamo anche molto presenti nelle aree emergenti del mondo. In Asia abbiamo una sede a Singapore, da cui presidiamo tutti i mercati del Far East e l'Australia e l'Oceania, siamo anche forti in America Latina, per non parlare dell'Africa, che è il continente del futuro, e stiamo investendo molto per uno sviluppo in Africa. E allora parliamo di Acquafair 2019, quali le novità presentate nel corso di questa due giorni veneziana? Innanzitutto vorrei dire che Acquafair 2019 avviene in un momento di grande fermento e di grande dinamismo del mondo dell'acqua e dell'erogazione dell'acqua. I problemi della plastica, della sostenibilità del consumo di acqua in bottiglia sono oramai sulle prime pagine di tutti i media, se ne parla in tanti convegni. L'erogazione è sicuramente il modo più sostenibile per consumare acqua, e quindi tutte le aziende presenti ad Acquafair stanno portando avanti il tema della sostenibilità. È stato un evento sicuramente molto ricco e interessante di scambio sia con aziende del settore sia con gli utilizzatori finali dei nostri prodotti, i distributori, e noi abbiamo sicuramente avuto la possibilità di presentare le nostre innovazioni. Che sono alle nostre spalle? Sì, alle nostre spalle abbiamo una nuova gamma che si chiama iClass, che è una gamma di design che copre varie dimensioni di macchine, quindi per vari utilizzi e vari tipologie di consumo. Quella che abbiamo qua alla mia destra è la macchina più grande, che è particolarmente indicata per alti consumi, quindi per l'oreca, per l'hotellerie, e può anche essere in aree esposte al pubblico, grazie ovviamente allo stile e al design che abbiamo curato in modo particolare. La cosa molto interessante è che in un'epoca, in un momento di grande sviluppo delle tecnologie IoT, questa macchina può essere dotata di IntelliWater, che è la nostra soluzione IoT per un controllo remoto della macchina e per la lettura di tutti i dati di erogazione. Tuttavia presentate anche un modello estremamente ergonomico e con delle caratteristiche di erogazione assolutamente innovative. Questa è Genesi Bar. Genesi Bar deriva dalle competenze che ha Celli nel mondo dell'erogazione dei soft drink.
con tecnologia PostMix e appunto è unita alla competenza e alla conoscenza di Cosmetal nel mondo dell'acqua. Genesin Bar è un'acqua che può erogare infinite tipologie, è una macchina che può erogare infinite tipologie di acqua, perché l'acqua può essere gasata a piacere e può essere arricchita con aromi estremamente naturali, sono idrolati che vengono da coltivazioni naturali e oppure anche con additivi, supplements che per l'integrazione salinica, per lo sport, piuttosto che per le prestazioni mentali, lo studio e il lavoro. Il target per questa macchina qual è? Può essere vario, perché se la dotiamo di certi aromi molto sofisticati, come possono essere rosmarino, salvia eccetera, può andare benissimo in una situazione di gourmet, di alta cuisine e quindi in una situazione di ristoranti di un certo livello che ricercano abbinamenti particolari con il cibo. Invece là dove stiamo parlando di integratori, può stare tranquillamente nelle palestre o certi altri tipi di aromi, è una macchina che può andare a servire gli utenti per esempio di una spa o di un centro benessere. Bene, grazie per la disponibilità. Grazie a voi. E noi continuiamo con altre interviste fatte qui ad Acquafair 2019 nella Due Giorni Veneziana, dove avremo una serata di gala stasera estremamente impegnativa e spettacolare. Sì, è stata sicuramente una bella fiera, auguro buona fiera a tutti e la serata di gala è la ciliegina sulla torta.